Da ormai 10 mesi viviamo in un limbo. Da una parte guardiamo ansiosamente ogni giorno i numeri dei contagi. Da questi numeri dipendono le nostre attività, i nostri lavori, le nostre scuole, le nostre vite. Dall'altra parte viviamo però in un mistero. Non si capisce sempre bene quali siano i dati che regolano le decisioni dei nostri governanti e sentiamo sempre dibattiti tra regioni sugli indicatori di colore e così via. Ma perché? Oggi parliamo del problema dei dati sul Covid. Quelli che vediamo pubblicamente ogni giorno sono solo la punta dell'iceberg. Rimanete fino alla fine del video per capire che cosa c'è di sommerso e perché è importante avere dei dati accurati. E certo, per combattere il coronavirus servono i medici, gli infermieri e tutte quelle cose di cui parliamo ogni giorno. Ci serve però qualcos'altro di importante che spesso viene trattato con superficialità. I dati. Per prendere decisioni corrette, bilanciate ed efficaci ci servono buoni dati. Il 6 novembre, con questa lettera destinata al governo, viene richiesta la diffusione di tutti i dati relativi al Covid-19 in formato aperto. Fra poco capiremo quali sono i dati che abbiamo, quali non abbiamo e quali dovremmo raccogliere, ma facciamo una piccola parentesi sul concetto di open data. Con il concetto di open data si intende qualcosa di ben preciso. Leggiamo la definizione da opendatahandbook.org. I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte. Capiamo i punti più importanti. Disponibilità e accesso. Questo è quasi ovvio. I dati, per essere aperti, devono essere disponibili a tutti e con nessun costo o al massimo un costo di riproduzione. Riutilizzo e ridistribuzione. I dati devono essere analizzabili e gestibili. Si parla anche di dati machine readable, che vuol dire? Beh, è la differenza che c'è magari tra un foglio Excel e un'immagine stampata dello stesso foglio. Certo, avere la seconda è comunque meglio di niente. Ma se io voglio analizzare e rielaborare i dati, mi servirà qualcosa di più adatto. Partecipazione universale. Questa è un pochino più sottile. I dati, per essere aperti, devono essere disponibili a tutti, ma anche per tutti gli scopi. Quindi non ci può essere una restrizione in base alle attività, per esempio, non commerciali o commerciali. Devono essere disponibili alla riproduzione. Questa è una questione più che altro per semplificare la legalità della rielaborazione. I dati aperti, tra l'altro, non sono un concetto estraneo per l'Italia. Su dati.gov.it troviamo il portale dei dati realizzato da AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in cui vengono raccolti tutti i dati della pubblica amministrazione in formato aperto e su docs.italia.it abbiamo tutta una documentazione molto ampia e molto chiara su come gestire i dati aperti, se hanno bisogno di un referente dei dati, insomma tutto quello che servirebbe a un amministratore per saper gestire dei dati aperti. Il nostro caro Giuseppe Conte ha anche detto: vogliamo che questi dati siano accessibili alla comunità scientifica e a tutti i cittadini. Purtroppo però, come recita la lettera per i dati bene comune, tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare. E allora vediamo che cos'è che è andato storto. Anzitutto rispondiamo alla domanda che sicuramente vi state già facendo. Non ce li abbiamo già i dati? Quelli che vedo al TG ogni giorno, tutti quei numeretti, non vanno bene? Giorgio Alleva e Alberto Zuliani, ex presidenti dell'INPS, sintetizzano la questione in modo molto semplice. Al momento noi abbiamo sostanzialmente tre dati: il numero dei nuovi contagi, il numero dei tamponi effettuati e il numero delle persone in terapia intensiva. Questa dichiarazione fa parte di un'intervista, tra l'altro molto interessante, realizzata da Martina Patone per la pagina Coronavirus, Dati e Analisi Scientifiche, di cui trovate il link in descrizione. Tra parentesi, l'articolo ve l'avevo già condiviso su Instagram, quindi andate a seguire Ora Decima per altri articoli e notizie che condivido di settimana in settimana. È importante però capire sempre effettivamente cosa dica il dato che abbiamo. Prendiamo per esempio le terapie intensive. Al momento il dato che abbiamo noi è solamente il saldo, ovvero noi non sappiamo quanta gente entra in terapia intensiva ogni giorno e quanta gente esce, ma abbiamo solo la somma totale. Capite bene che potrebbe essere utile invece avere entrambi i numeri per valutare i ritmi dell'epidemia, se sta crescendo e con quale velocità. E siccome già abbiamo il saldo, non dovrebbe essere troppo complesso avere anche questi due numeri.
Questo è stato fatto notare da molte persone, tra cui anche Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia dei Lincei, il 15 novembre a mezz'ora in più. Dopo un po' di punzecchiamenti, comunque l'ISS ha deciso di condividere i dati proprio con l'Accademia dei Lincei. Estremamente interessante che Parisi, presidente dell'Accademia, abbia comunque ribadito durante la trasmissione l'importanza che avrebbe la condivisione con tutta la comunità scientifica. Andiamo alla nostra seconda questione, ovvero i dati che potremmo raccogliere, i cosiddetti microdati o dati granulari. Diverse figure hanno fatto la specifica richiesta, alle volte anche ben dettagliata, degli ulteriori dati che potremmo raccogliere. Come dicevamo prima, sapere quanti sono i contagiati, i morti e i ricoverati non è sempre sufficiente a regolare le nostre decisioni e soprattutto a valutarne l'impatto. Stiamo eseguendo un'operazione chirurgica con una mannaia invece che un bisturi e con una benda sull'occhio. Faccio una minuscola parentesi sulla privacy perché si potrebbe pensare che questa sia una questione di confidenzialità, ma è una falsa dicotomia. Anzitutto, ovviamente, non è necessario pubblicare tutti i dati personali di ogni contagiato, non sarebbe neanche utile. Sapendo la privacy che vogliamo preservare, possiamo decidere quali dati diffondere, quali no, quali magari anonimizzare. Tornando a noi, Parisi e anche Alleva e Zuliani, nell'intervista che dicevamo prima, citano quanto sarebbe importante un'indagine statistica più precisa sul Covid, perché ci sono molte domande riguardo i contagi di cui non abbiamo i dati per formulare delle risposte. Per esempio, quali sono gli ultimi luoghi che un positivo visita prima di essere contagiato? I cinema e i teatri sono effettivamente un luogo di contagio? E quali sono invece le misure più efficienti nelle chiusure dell'attività? Abbiamo visto in questi mesi una certa disomogeneità nella chiusura di scuole, attività e così via. Quali sono effettivamente il tipo di chiusure che hanno dato i risultati migliori? E perché? E dove? E in quale periodo? E chissà, se dovesse mai ricapitare una qualche pandemia, beh, sarebbe uno spreco non aver raccolto i dati sufficienti in questa fase. Insomma, stiamo adoperando gli strumenti per raccogliere e trattare tutti i possibili dati, per affidare le nostre decisioni non solo a un intuito politico, ma anche a qualche dato. Il Robert Koch Institute in Germania, per esempio, ha pubblicato questo grafico in cui si differenziano i diversi luoghi del contagio e quindi a seconda della proporzione dei contagi a casa, a lavoro e altrove. È chiaro che non è semplice capire esattamente quale sia il luogo in cui si è stati contagiati e certamente tutti questi dati sono accompagnati da una certa incertezza. Ma d'altronde è così che funziona la scienza. La scienza, soprattutto in questo periodo in cui la stiamo facendo in diretta, in pratica, non ci dà subito una linea dritta sulla quale proseguire, ma più che altro un guardrail, diciamo. Ti dice, guarda, probabilmente questa cosa ha più o meno questo impatto. Al volante ci sono comunque sempre i nostri decisori politici, ma di sicuro penso sia utile avere un po' di segnali stradali. Zuliani e Alleva invece propongono, in realtà da mesi, un'idea interessante, ovvero un monitoraggio della diffusione del contagio nella popolazione. Per farla più breve di quello che meriterebbe, l'idea è sostanzialmente di scegliere un campione statistico della popolazione che sia rappresentativo e di monitorarla nel tempo, quindi fare tamponi con regolarità, tipo ogni 2 settimane, e di monitorare anche il tipo di attività che vivono. E a cosa serve questo? Beh, ci può dare un'idea più accurata dello sviluppo della pandemia. Infatti, a seconda della fase in cui siamo, i dati che abbiamo possono essere difficili da confrontare tra di loro. Prendiamo per esempio i tamponi. Confrontare il tasso di positività in fasi diverse dell'epidemia può darci dei risultati magari falsati, soprattutto se vengono utilizzati tamponi con tipi di accuratezza diverse, come per esempio quelli molecolari o quelli rapidi, oppure quando la situazione peggiora salta il tracciamento dei contatti e quindi i tamponi vengono fatti in proporzione maggiore ai sintomatici. Ecco, invece avere un controllo tramite questo campione statistico, che seguirebbe sempre la stessa metodologia, ci potrebbe dare un'idea più accurata di come stia effettivamente evolvendo l'epidemia. Questo con uno sforzo aggiuntivo in termini di tamponi relativamente basso rispetto a quelli che già facciamo. E purtroppo mi spiace concludere questa storia qui. Mi spiace perché credo fortemente nella scienza e
nella potenza della condivisione. Io credo che sia proprio condividendo e lavorando insieme che possiamo superare questa crisi. E questo è anche difficile, non bisogna farsi trascinare dall'arroganza. Se si è esperti in un campo, magari sarà facile pensare di essere esperti in qualsiasi cosa e di poter aprire bocca su qualsiasi argomento. Ma io credo che sia nella scienza che fuori nelle nostre vite normali, condividere i dati e condividere insieme richieda qualcosa di importante, ovvero l'ascolto. Insomma, mi spiace concludere qui perché non posso dirvi che abbiamo sconfitto il virus e non posso neanche dirvi che abbiamo ottenuto tutti i dati, però vi posso condividere il post che ha scritto Giorgio Parisi dopo la condivisione tra ISS e Accademia dei Lincei, che è una piccola speranza. Per approfondire trovate tutti i link di cui ho parlato qui sotto in descrizione. Vi raccomando ancora l'intervista per la pagina coronavirus eccetera eccetera, ma prima di salutarci vi invito assolutamente a condividere e firmare la petizione per i dati bene comune, di nuovo anche qui in descrizione. Se vi sto antipatico, condividete solo la petizione e sono contento uguale. Se invece non ti sto antipatico, grazie. Ti consiglio anche altri due video che potrebbero interessarti: il video sui principi di funzionamento dei termometri a infrarossi, il video sul 5G in cui parliamo anche dell'aspetto di salute. Se proprio mi vuoi un sacco bene, puoi seguire Ora Decima su Instagram, dove condivido durante la settimana articoli, video, link, cose che trovo interessanti. E niente, ci vediamo lì.